Io quando mi sono laureato geometra nel 48, a 20 anni, mi hanno regalato Domus, vecchi libri di Domus. Io scopro che Domus nasce quando sono nato io, 1928. Quindi a quell'età lì tu prendi affezione per i tuoi coetanei, siano esse persone o cose, cioè è appena uscito, no? Poi noi che eravamo della provincia era un po' piccoli rispetto agli altri, quindi e quella cosa lì non è che fosse un difetto, che io mi trovavo male a Milano, capisci? Parlavo sempre il dialetto, per esempio. Quando io ho conosciuto Beuys a Milano, dico War a Milano, era una cosa fantastica, perché per noi era come un santo, cioè noi che veniamo da un mondo religioso, lui rappresentava una certa religiosità. Allora lui davanti e noi di dietro, lui si fermava, ci fermavamo. Era una cosa stupenda, no? Però sempre di riflesso. Con Beuys invece, che rappresenta non l'America, ma che rappresentava la cultura europea tedesca, la cosa era diversa, cioè noi seduti e lui da insegnante. C'è anche quella stanza lì della Pop Art, c'è anche i grandi musei, solo che io ho le grafiche. Loro hanno una stanza e un'opera per stanza, che è tutta un'altra visione del concetto dell'arte. Per me è più esserci dentro che l'essere del museo. Tu sei costretto col dito, questo sì, questo no. Quindi ti devi staccare, andare vicino, oh, cioè una soluzione estremamente diversa, questa è un po' la mia ambizione. C'è sempre un oggetto che è completamente trasgressivo, e poi l'insieme delle opere sono sempre raggruppate in maniera tale che io sono qui, per esempio, e guardo, è sempre un po' ovalizzanti come l'occhio, no? In maniera che più che vedere l'opera, vede un insieme di opere. Quello che è importante è la tematica, il mobile, il servizio, quello che è sotto, questo caso è storico, ma poi sarà anche una cosa del genere. E quello che ti tiene con i piedi per terra, capisci, come un albero, insomma. Ecco, questo qui, questo spazio è molto importante perché lo scalone, in un certo senso, appena all'ingresso, c'è questa colonna di ferro che collegano fisicamente, ma anche moralmente, tutti i tre piani in cui è costituita la nostra istituzione, Museo Casa Bianca.